Allora vi faccio vedere, questo è il telefono in questione. Come vedete, adesso sta funzionando regolarmente. Mi chiede il codice, ma il cliente non mi ha fornito il codice d'accesso. Comunque, vedete, io clicco, funziona tutto, perfetto, nessuna SIM inserita, eccetera. Poi di punto in bianco, se io magari lo metto in stand-by o premo il tasto home, questo torna a non funzionare. Vediamo, adesso ancora funziona, vedete? Tutto tranquillo. Adesso guardate, metto in stand-by, ok? Niente di che, provo ad accendere, oh, stavolta si accende, però comunque in genere, dopo un'operazione del genere, così, fatto così, non torna più a vivere. Ora, vabbè, a parte che fa giovedì 1º gennaio, tanti auguri a tutti quanti, ma proviamo, spengo. Come avete visto funziona, no? Non sto facendo nulla, il telefono è chiuso da ieri sera, che ho fatto tutta la linea della backlight, quindi completamente sostituito tutta la linea. Adesso sta funzionando, ma vedrete tra un po'. Decide di non funzionare più e quindi che gli fai? Sta funzionando regolarmente, non mi sembra quindi ci siano tutti questi falsi contatti, che ne so, altre cose. Questo è entrato per una backlight, il cliente dice stava guardando un video di punto in bianco, lì si è spento e non si è più visto nulla. Qui invece, dopo aver cambiato tutta la linea e tutti i valori sono regolari, mo dice pure che l'iPhone è disabilitato, sinceramente. Non gli ho fatto nulla. È disabilitato per quale motivo? Io ho spento, io ho riacceso. E boh, non lo so proprio, ragazzi. Comunque sia, adesso sta funzionando regolarmente. Tra un po' vedrete, io provo a mettere stand-by, riaccendo. No, pare che adesso vada bene, ma purtroppo ormai non credo più, come si dice, non credo più alla Befana né nient'altro, per cui io non credo che questo rimarrà a funzionare. Solo questa cosa mi sembra singolare, vediamo un attimo una cosa, eh. Facciamo passare questo minuto, poi spegniamo e riaccendiamo e se ancora ci darà questo difetto è probabile che l'ICD touch sia un po' difettoso, ma questo non ha nulla a che vedere con la backlight però. Adesso sta funzionando regolarmente, sono le ore, boh, di per sé manco so che ore sono, ma comunque è tardi. Dunque sono sì, adesso posso vedere qui, Sunday, ore. No, te non me lo scrive. Dove vado a vedere, vedere, non ho adesso un orologio per confrontarmi per l'orario. Vediamo un po'. Ma dovremmo essere all'incirca intorno alle 22 qualcosa. Dunque, sta funzionando regolarmente, come vedete, e non gli ho fatto nulla. Da ieri sera che ho cambiato tutta la linea, ho riparato tutto quello che c'era da riparare, ho controllato che i valori c'erano. Dopodiché a un certo punto se n'è andato in backlight. È sempre in backlight e non usciva. Poi ci ha fatto vedere la sua faccia quando io lo volevo spegnere per dare al cliente che avrebbe dovuto ritirarlo sabato. Eccolo qua un'altra volta, vedete? Probabilmente qui è l'ICD touch che sta rompendo le scatole al telefono perché adesso ho disabilitato per 1 minuto. Per quale motivo? Scusate ragazzi. Avete visto che era abilitato, no? Io poi l'ho spento e questo si è autodisabilitato. Ma vai a dare, ma vai in monaca al telefono, ti saluto, ciao, buonanotte, riposati, eccolo qua. C'è qualcosa sull'ICD touch, a quanto pare potrebbe essere questo quindi il difetto che fa andare in tilt anche la backlight.